Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Con questa mossa, l'arrendevole Giovanni XXIII si è rimangiato la sua costituzione apostolica Veterum Sapientia sull'obbligo dell'uso del latino, promulgata appena 7 mesi prima, dove aveva precisato: alla fine, per Giovanni XXIII, la lingua utilizzata nella messa era diventata solo una veste nuova. È naturale che la novità dei tempi, questa novità dei tempi e delle circostanze, suggerisca delle forme e dei metodi diversi per trasmettere all'esterno la stessa dottrina e darle una veste nuova. E il giorno dopo? 5 novembre 62. In seguito alla protesta del cardinal Frings del 22 ottobre, viene annunciato che la maggior parte dei passi eliminati dalla Costituzione sulla liturgia saranno reintrodotti. L'aveva eliminati Giovanni XXIII e Giovanni XXIII li ha reintrodotti. Se no, chissà che può succedere. Tuttavia, il documento conciliare sulla liturgia, il Sacrosanctum Concilium, di ben 2 anni dopo, non prescriverà la sostituzione del latino, a dimostrazione, tra l'altro, che la maggioranza dei vescovi era cattolico tradizionale. Tradizionalista. L'uso obbligatorio della lingua volgare nelle messe sarà introdotto alla fine del 1969, quasi a 5 anni dalla fine del concilio, da Paolo VI, con la sua riforma della liturgia, la quale, più che seguire il documento conciliare Sacrosanctum Concilium, realizzerà invece le seguenti parole pronunciate nel concilio il giorno dopo ancora. 6 novembre. Nel pomeriggio, Monsignor Duchac delle Filippine propone un programma liturgico profetico, sottolinea il settimanale francese DEC. È necessario istituire al di fuori e al di là del rito latino una messa ecumenica, cioè di tutti i cristiani, cattolici e protestanti. Però la proposta di questo vescovo è corretta, perché lui la situa al di fuori e al di là del rito latino. Dunque, al di là del rito della liturgia della messa cattolica. Un qualcosa di parallelo. Ispirata alla Santa Cena, non al sacrificio. Interamente celebrata in volgare, a voce alta e rivolti ai fedeli. In maniera che essa sia accessibile senza spiegazioni né commenti e sia accettabile da parte di tutti i cristiani, al di là della loro specifica confessione. Appunto, confessione cattolica, confessione protestante luterana, confessione protestante evangelica, confessione protestante anglicana, tutti insieme. E chiude con la solita retorica della modernità, dell'ammodernamento, dei tempi nuovi.
Perché il più grande concilio ecumenico della storia non dovrebbe dare l'ordine di studiare una nuova forma della messa adatta agli uomini dei nostri tempi? Ecco la solita colpevolizzazione se una persona non fa quello che un'altra gli dice. Se non fai come dico io, allora tu non sei al passo coi tempi. Sei rimasto indietro, anzi sei retrogrado, reazionario, brutto, sporco e cattivo. Allora, i criteri fondamentali di giudizio di qualunque cosa sono il buono, il giusto, il bello e quindi il vero. Ciò che proponi è buono, è giusto, è bello, è vero? No? E allora non sei al passo col buono, col giusto, col bello e col vero. Comunque, questa sarà proprio la riforma della messa di Paolo VI e non l'attuazione della Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. La messa di oggi. Argomento: il dilemma del concilio. O tradizionalisti o modernizzatori, ossia o religione oppure amicizia coi protestanti. 14 novembre 1962. Il concilio è cominciato da un mese. Esame dello schema preparatorio sulle fonti della rivelazione. Il cardinale Ottaviani ne presenta il testo. Principale artefice dello schema, egli spiega che il primo dovere di ogni pastore d'anime è di insegnare la verità, che rimane sempre e ovunque immutabile. Non l'avesse mai detto. Ma le reazioni sono particolarmente violente. Il cardinale Lenard interviene per primo. Hoc schema mihi non placet. Mihi, a me. Questo schema a me non piace. E allora ci sono 2400 vescovi. Mi non placet. Egli accusa la commissione preparatoria di aver lavorato in modo frigido. Il cardinale Leger di Montréal minaccia di dimettersi se lo schema verrà adottato. Guai a parlare di verità. Per rigettare in toto lo schema, i cardinali Alfrink e Bea, segretariato per l'unità, richiamano il discorso di apertura di Papa Giovanni XXIII dell'11 ottobre, in modo strumentale alla loro ideologia. Il cardinale Ruffini, Palermo, invece lo approva, al pari del cardinale Siri, Genova, e del cardinale Chiroga di San Giacomo di Compostela. Ma già circolano tra i padri due controschema, uno del padre Congar e l'altro dei padri Rahner e Ratzinger. Sì, il futuro Benedetto XVI, che poi si è pentito di quello che ha fatto precedentemente. 16 novembre. Il dibattito infuria. 9 dei 21 intervenuti chiedono che lo schema preparatorio sulle fonti della fede sia rigettato perché non corrisponde alle esigenze dell'ecumenismo attuale. Ecumenismo protestante. Però è già da osservare che sono solo 9 su 21. Sono meno della metà. Il concilio si trova ad un punto morto. Le posizioni si rigidiscono e in seguito ai confronti non si determina alcuna maggioranza. La presidenza del concilio stabilisce una votazione per sapere se occorre sospendere la discussione. Su 2209 padri, sono già meno dei 2400 dell'ingresso un mese prima, il 62% si pronuncia in favore della sospensione.
il 37% contro l'1% vota nullo. Il regolamento interno richiedeva una maggioranza di 2/3, ossia 67%, perché fosse accettata una proposizione. Quindi la discussione avrebbe dovuto continuare. Ma il Papa stesso fa sapere che il dibattito sull'argomento è sospeso per timore di scissioni. 4 giorni più tardi, l'Osservatore Romano, dunque il Papa, annuncia che lo schema cambierà titolo. D'ora in avanti si avrà uno schema sulla rivelazione divina. La nozione stessa delle due fonti della rivelazione, scrittura e tradizione, inteso tradizione cattolica, spiaceva ai teologi dell'Alleanza Europea, che ottengono dunque una nuova vittoria. I cardinali Frings e Lenard, sempre loro, sono chiamati a partecipare alla revisione del testo. Addirittura. Fesquet, il giornalista di Le Monde, commenta così queste scaramucce. Questi dibattiti non sono stati inutili perché hanno permesso di mettere in piena luce il carattere retrogrado e antiecumenico, ossia antiprotestante, di un clan praticamente ostile all'aggiornamento della Chiesa, richiesto dal Papa. Allora, a parte il tentativo di protestantizzazione della Chiesa cattolica, da qui si ricava pure che Henri Fesquet, il giornalista di Le Monde, ha probabilmente dato origine alla leggenda del clan, ossia di una minoranza ristretta di vescovi, che sarebbe stata ostile a Giovanni XXIII. Leggenda poi ripresa da Walter Kasper, quando ha scritto nel 2013 di una minoranza influente oppose resistenza pervicace a questo tentativo della maggioranza. Tuttavia, successivamente, come vedremo, Hans Küng rivelerà l'esatto contrario di quanto sta affermando ora Fesquet sul clan ostile, perché Küng definirà i progressisti un gruppo d'avanguardia. Dunque, sembra proprio che i progressisti travisarono le intenzioni di Giovanni XXIII, attribuendogli le proprie intenzioni, come travisarono pure il numero dei vescovi a loro favore, anche qui attribuendo alla maggioranza di essi le proprie intenzioni. Insomma, sembra proprio il complesso di chi crede di avere le idee giuste. Noi abbiamo le idee giuste. Dunque, anche il Papa e la maggioranza degli altri vescovi avrebbero le stesse idee, o comunque le approverebbero dopo un minimo di riflessione. Come si fa a non essere d'accordo con le idee giuste che pensiamo noi? È da osservare gli aggettivi utilizzati da Fesquet alle intenzioni verso il concilio. Esso avrebbe dovuto essere il contrario di retrogrado e antiecumenico, ossia avrebbe dovuto essere anti-retrogrado e pro-ecumenico, che significa sempre a favore dei protestanti, filo-protestante, il che significa nessuna attenzione alla predicazione verso l'uomo comune come indicato dai documenti di Giovanni XXIII. E indagatore, qua c'è il prossimo video.